spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza. Era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Eugenio Montale nasce a Genova in Corso Dogali il 12 ottobre 1896. Ultimo di cinque figli di Domingo Montale e di Giuseppina Ricci, per motivi di salute interrompe gli studi alla terza tecnica e solo successivamente li riprende in casa con l'aiuto dell'affezionatissima sorella Marianna. Dal 1905 e per moltissimi anni trascorre le vacanze estive nella villa di famiglia a Monterosso e questo contatto con il mare e la natura delle Cinque Terre resta presente nella sua memoria di poeta. A Genova prende lezioni di canto dall'ex baritono Ernesto Sivori, ma nel 1916, anche a causa della morte del maestro, rinuncia al sogno di diventare cantante lirico, anche se la musica e il canto continueranno a costituire nella sua produzione un percorso privilegiato. Sempre nel 1916 scrive la sua prima poesia, che entrerà a far parte di Ossi di seppia. Meriggiare pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Questo primo Montale ha già attraversato D'Annunzio. Al compiacimento della sensualità, a quel gusto d'annunziano esasperato del sentimento della natura, il giovane poeta genovese sostituisce lo sbigottimento per il dissolvimento delle sembianze esteriori del mondo. Franco Croce, uno dei critici contemporanei più acuti di Montale, scrive che Montale tende, pur nella ricchezza dei particolari di molte sue poesie, ad essere, come dice il Mediterraneo, scabro ed essenziale, a compendiare descrittivismo e meditazione in energici emblemi. È un meccanismo, insomma, stilistico fantastico, messo a fuoco fin dalla più antica poesia di Ossi, Meriggiare pallido e assorto, dove all'impressionismo delle prime strofe succede, nell'ultima strofe, una grande immagine che si accampa con solitaria evidenza. Chiamato alle armi nel 1917, Montale partecipa come sottotenente al primo conflitto mondiale. Congedato nel 1919, torna in famiglia, frequenta gli ambienti intellettuali genovesi, conosce Barile, Sbarbaro, Baratono e Grande ed inizia a collaborare nel 1922 alla rivista torinese Primo Tempo, fondata da Giacomo De Benedetti e Sergio Solmi, conosciuti sotto le armi. Fra il 1921 e il 1925 porta a termine Gli Ossi di Seppia, che escono da un editore di eccezione, Piero Gobetti, destinato a soccombere di lì a poco sotto la violenza fascista. In quello stesso anno Montale firma il Manifesto degli Antifascisti, redatto da Croce, e pubblica sull'esame un omaggio a Italo Svevo, che contribuisce a valorizzare l'opera di uno scrittore fino ad allora ignorato. Fin dal titolo Ossi di seppia dà idea di una materia scarnificata, pulita, ridotta all'essenziale.
Giustamente Gianfranco Contini, uno dei più illustri ed attenti critici montaliani, nota che il mondo di Ossi di Seppia è un mondo negativo. Secondo luoghi diventati proverbiali, il poeta si sofferma a descrivere il male di vivere che ha incontrato e non è in grado di dire al suo lettore che ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Dopo Ossi di Seppia, continuano le collaborazioni di Montale a riviste letterarie quali Il Convegno, La Fiera Letteraria di Fracchia, Il Quindicinale. Nel 1927 abbandona Genova e si trasferisce a Firenze come impiegato della casa editrice Bemporad. Nel 1929 ottiene il posto di direttore del gabinetto scientifico letterario Vieux, prestigiosa istituzione culturale del capoluogo toscano. Dalla direzione del Vieux sarà allontanato nel 1938 per la sua non adesione al fascismo. Nello stesso periodo, fino alla fine degli anni 1930, collabora a Solaria, Pegaso, Letteratura, Campo di Marte e frequenta il famoso caffè delle Giube Rosse. Nel 1939 esce da Einaudi la sua seconda raccolta organica di poesie, Le Occasioni. I testi della raccolta sono stati spesso accusati di essere eccessivamente oscuri, ermetici ed effettivamente la mancanza di riferimenti storici o biografico-psicologici, la volontà di far parlare più profondamente oggetti e figure, fa sì che alcune poesie diventino veri e propri enigmi. Da questo punto di vista, estremamente interessante, appare la notissima Dora Marcus. Fu dove il ponte di legno mette a Porto Corsini sul mare alto e rari uomini quasi immoti affondano o salpano le reti. Con un segno della mano additavi all'altra sponda invisibile la tua patria vera. Poi seguimmo il canale fino alla darsena della città, lucida di fuliggine, nella bassura dove s'affondava una primavera inerte, senza memoria. E qui, dove un'antica vita si screzia in una dolce ansietà d'oriente, le tue parole iridavano come le scaglie della triglia moribonda. La tua irrequietudine mi fa pensare agli uccelli di passo che urtano ai fari nelle sere tempestose. È una tempesta anche la tua dolcezza. Turbina e non appare, e i suoi riposi sono anche più rari. Non so come stremata tu resisti in questo lago di indifferenza che è il tuo cuore. Forse ti salva un amuleto che tu tieni vicino alla matita delle labbra, al piumino, alla lima, un topo bianco d'avorio. E così esisti. La presenza femminile di Dora non interessa al poeta tanto per il sentimento amoroso quanto per la singolare irrequietudine, per la volontà di dare un senso all'esistenza. Si capisce così perché la salvezza stia proprio in quell'amuleto che risulta uno degli aspetti tipici della poetica montagliana. Affidarsi al sortilegio è cercare nell'oggetto concreto la strada della salvezza. Ogni separazione è definitiva. Il passato non può essere completamente rievocato. Anche in La casa dei doganieri, il tema del rapporto con la donna ha perduto ogni connotazione romantica e, come scrive Gianfranco Contini, si lega a quello dell'estraneità e dell'incomprensione. Tu non ricordi La casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana
La casa, in cima al tetto la banderuola affumicata, gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. O l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui, ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta. I versi di Finisterre, pubblicati da Eugenio Montale nel 1943, confluiscono nel 1956 in La bufera e altro. Da questa raccolta, Il ventaglio appare una delle poesie più interessanti. Ut pictura. Le labbra che confondono, gli sguardi, i segni, i giorni ormai caduti, provo a figgerli là, come in un tondo di cannocchiale arrovesciato, muti e immoti, ma più vivi. Era una giostra d'uomini e ordegni in fuga tra quel fumo che euro batteva, e già l'alba li nostra con un sussulto e rompe quelle brume. Luce la madreperla, la calanca vertiginosa inghiotte ancora vittime, ma le tue piume sulle guance sbiancano e il giorno è forse salvo. O colpi fitti quando ti schiudi, o crudi lampi, o scrosci sull'orde. Muore chi ti riconosce? Il terzo volume montaliano stabilisce certamente un legame con le occasioni, ma porta al suo interno i segni di una maggiore tensione metafisica. Il dolore, la sofferenza e la morte nel mondo contemporaneo obbligano Montale a superare i motivi autobiografici per approdare a grandissime metafore come l'anguilla. L'anguilla, la sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi, che risale in profondo sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi di capello in capello, assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorielli di melma, finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano dai balzi d'Appennino alla Romagna. L'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione. L'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione. La scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito. L'iride breve, gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo, immersi nel tuo fango, puoi tu non crederla sorella? Parallela all'attività di poeta, corre quella di critico. Montale, assunto nel 1948 al Corriere della Sera e trasferitosi a Milano, si occupa di critica musicale. Pubblica prosa di viaggio, saggi ed interventi sul mondo contemporaneo verso il quale trova diffidenza e fastidio. Non priva di valore appare la sua pittura, che, come ha scritto Franco Russoli, svolge in parallelo e in controcanto un aspetto più scopertamente emotivo e sensibile del mondo poetico di Montale. Ne è la voce più amabile e fragile, ma non l'illustrazione. Anzi, la sua autonomia indifesa ne rivela pieno la grazia lirica e la complessità umanissima del suo registro espressivo. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio,
Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Questa stupenda poesia, dedicata insieme ad altre alla moglie, morta nel 1963, fa parte di Xenia, dal greco Doni Ospitali, usciti in edizioni fuori commercio e poi confluiti in Satura nel 1971. Si tratta di brevissimi componimenti, in cui la memoria rende vivi anche i più banali momenti della cronaca quotidiana e li trasforma in straordinarie illuminazioni liriche. Satura è il libro composito ed oltre a Xenia contiene un nuovo inaspettato Montale che mette in gioco convinzioni, modi di essere e di dire del mondo contemporaneo con una volontà ironica e irriverente, degna di molta attenzione critica. Si legga Botta e risposta e si noti come è mutato il linguaggio montaliano, come si è abbassato al livello dei suoi idoli negativi. Il solipsismo non è il tuo forte, come si dice. Se fosse vero saresti qui, insabbiato, in questa Capri nordica dove il rombo dei motoscafi impedisce il sonno fino dalla prim'alba. Sono passati i tempi di Monte Verità, dei suoi nudisti, dei culturali ierofanti alquanto ambivalenti o peggio. Eppure inorridisci, non so che sia, ma qui qualcosa regge. L'ironia montaliana ha colpito la stessa poesia e tutte quelle interpretazioni critiche che tendono ad eliminare la sacralità e la classica compostezza. Dopo Satura, Montale pubblica Diario del 1971 e del 1972, uscito nel 1973, e Quaderno di quattro anni del 1977, che rappresentano la fase conclusiva dell'esperienza poetica del genovese. Stili, motivi, toni mutano continuamente e il poeta risulta fedele alla maturata convinzione che, terminata l'epoca della sacralità della poesia, occorre annotare il presente, leggendolo con occhio distaccato e corrosivo. Non mancano, anche in queste raccolte, pagine legate agli anni della giovinezza genovese, trasfigurata attraverso personaggi strani ma grandi nella loro povertà. È il caso del Carruba di Corso Dogali. Se frugo addietro fino a Corso Dogali, non vedo che il Carruba con l'organino a manovella e il cieco che vendeva il bollettino del lotto. Gesti e strida erano pari. Tutti e due storpi, ispidi, rognosi, come i cani bastardi dei gitani, e tutti e due famosi nella strada, perfetti nell'anchilosi e nei suoni. La perfezione, quella che se dico Carruba, è il cielo che non ho mai toccato. Nel 1975 Montale ottiene il Nobel per la letteratura e nel discorso tenuto all'Accademia di Svezia il 12 dicembre di quell'anno dichiara: sono qui perché ho scritto poesie. Sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che è una produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie. Le macchine devono essere impiegate al massimo. Per fortuna, la poesia non è una merce. Essa è un'entità di cui si sa assai poco. Montale muore a Milano nel 1981. Nel 1980 la sua opera completa è stata raccolta da Rosana Bettarini e Gianfranco Contini
in uno splendido volume einaudiano che, oltre ad una cura filologica esemplare, offre testi di Montale meno noti e inediti. Con una stupenda e genovese Via Caffaro del 1972 si chiuda dunque questa lettura montaliana, partita dalla scabra Liguria, tornata ironicamente alla realtà quotidiana di provincia attraverso la figura del direttore del giornale Il Caffaro. La vecchia strada in salita è Via Caffaro. In questa strada si stampava Il Caffaro, il giornale più ricco di necrologi economici. Aperto in rare occasioni, c'era un teatro già illustre e anche qualche negozio di commestibili. Mio padre era il solo lettore del Caffaro, quello dove era dolce spengersi tra le braccia di infinite propaggini, fornito di monocolo col nastro, il direttore del giornale, e anche un suo alter ego, con in più una mèche bianca, a cui doveva non poco lustro. Si diceva che per arrotondare i suoi magri profitti, il dotto traduttore del Caffaro, analista, doveva essere lui, ma poi l'impresa passò ad altri e nessuno se ne dolse. Col fiato grosso salivo a Circonvallazione. Io, con manuali scolastici, il direttore scendeva, ma il suo occhio di vetro mai si fermò su me. Di lui nulla si seppe. Più sconsigliato, invece, il traduttore mancato portò sulla piccola scena un suo drammone storico, del quale in Robone Ducale fu interprete Landò, e andò malissimo. Tanto che quando apparve la nota mèche al proscenio, un grido di Buliciu divallò dalle alture. E fu l'unico omaggio che i suoi fedeli, se mai ne fu taluno, vollero tributargli.